Al Sindaco di Napoli, in qualità di legale rappresentante del Comune, è stato notificato un atto in cui ci si identifica come persona offesa, ma appunto non vuol dire che il Sindaco Luigi De Magistris di per sé non sarebbe mai come persona fisica, persona offesa, che in questo caso sono solamente i familiari. Quindi è una polemica che secondo me non sussiste per nulla. Invece, io credo che oggi bisogna fare un'altra cosa ed è per questo che nei giorni precedenti non ho parlato. Di fronte a una tragedia come questa, inaccettabile da ogni punto di vista, bisogna stringersi attorno alla famiglia, bisogna chiedere alla magistratura, nella sua autonomia e indipendenza, di ricostruire i fatti e accertare la verità. Quello che ho trovato umanamente miserevole in queste ore che mentre il ragazzo era appeso tra la vita e la morte, si è assistito a un killeraggio politico e a un'assenza di cuore e anche di cervello che da magistrato e da sindaco io non avevo mai visto sinora e va in contrasto con una città tutta unita invece nel lutto di questo ragazzo e spinta nella ricerca della verità alla quale noi contribuiremo ovviamente perché interesse del sindaco di Napoli e di questa giunta di individuare, di aiutare la magistratura ad individuare eventuali responsabili a qualsiasi livello. Posso chiedere a chi o a cosa si riferisce quando parla di chiararro? Io non voglio fare polemiche, siamo ancora in una fase così delicata. Tutte le persone di buonsenso sanno a chi mi riferisco, basta leggere alcuni commenti che si sono letti e ascoltati in questi giorni per capire. Di fronte alla miseria umana non c'è da commentare. E chi parla di responsabilità politica piuttosto che penale, cosa risponde mm. della, della, del sindaco? No, io non sono d'accordo. Io sono particolarmente colpito umanamente, anche come, come padre, oltre che come sindaco e trovo questa tragedia inaccettabile e non la considero una fatalità. Sono colpito perché è accaduto a Napoli e quindi io sono napoletano e faccio il sindaco di Napoli nella consapevolezza che tragedie come queste purtroppo accadono anche in altre parti del nostro paese. Invece penso che la magistratura, e i tempi non saranno brevissimi perché l'indagine la considero delicata e complessa, deve accertare eventuali responsabilità. Non sta a nessuno trovare... Colpevoli e condannati prima che si facciano le indagini così come non bisogna assolvere mai nessuno preventivamente. Ma le indagini del nostro Paese le fa la magistratura. A noi tutti compete chiedere giustizia e aiutare la magistratura a ricercare la verità. Per esempio il Comune lo farà, perché ovviamente in questo Comune ci sono atti, ci sono provvedimenti, ci sono azioni e quindi noi da parte nostra stiamo già facendo un minuto dopo, abbiamo cominciato a fare già un minuto dopo la tragedia, tutti gli accertamenti necessari per individuare anche eventuali responsabilità amministrative, indipendentemente da quelle penali. Ecco, però senza con questo mettere subito la croce addosso a qualcuno, compreso gli indagati, siano essi dirigenti del Comune o privati che hanno ricevuto un atto che è dovuto. Per chi conosce le cose di giustizia sa che quando si deve fare un atto irripetibile... L'iscrizione nel registro degli indagati e l'avviso di garanzia è un atto dovuto. Cambierà qualcosa nella politica del comune sulla questione della manutenzione? Stanno spicconando ovunque. Da, Ma da Allora, innanzitutto, questo spicconamento non dipende solo dal comune. Io inviterei tutti a non farsi prendere dal panico. Eh. Uh, in Italia c'è un problema della sicurezza. Questo sindaco, Luigi De Magistris, sia da sindaco e sia prima ancora di fare il sindaco, ha sempre detto, che nel, è detto e scritto che nel nostro paese c'è bisogno di un piano Marshall per la sicurezza. Se si continuano a fare politiche di rigore becere, se si taglia in modo violento e, e orizzontale nei confronti delle amministrazioni comunali e delle nostre comunità, è chiaro se non hai più soldi, e alcuni servizi hanno bisogno di risorse. Quindi io mi auguro che quello che sta accadendo ormai da troppo tempo nel nostro Paese, perché insomma ripeto, poi a Napoli le notizie hanno sempre un eco diverso che altrove, compreso le tragedie, ma queste tragedie che accadono anche altrove e che potranno accadere ovunque nel nostro Paese richiedono un'assunzione di responsabilità da chi ha il potere di mettere risorse, perché in questo caso c'è bisogno di risorse economiche. Poi c'è bisogno anche di organizzare c'è bisogno anche di organizzare meglio le risorse umane per cercare di alzare sempre di più il livello, diciamo, di attenzione. Oggi mi sento di dire che qualcosina in più si potrà anche fare da un punto di vista economico perché con l'approvazione della Corte dei Conti del piano di riequilibrio ci consente di fare alcune azioni che io reputo ho importanti, ne posso dire una, poi altre ne annunceremo nei prossimi giorni perché approveremo il bilancio ovviamente prima di Ferragosto. E quella ad esempio di, per quanto riguarda le imposte comunali, i tributi del Comune di Napoli, detassare tutte le imposte e i tributi per i privati che intendono e che hanno il dovere di eh, ristrutturare mh, gli immobili che presentano oh, vetustà o comunque insomma, sono vecchi. Quindi un'azione si può... Fare una chiamata, come dire adesso, a tutta la città, cioè, ognuno si deve porre l'obiettivo di cercare di dare il massimo, organizzando al meglio le risorse umane, le istituzioni, un rapporto tra pubblico e privato. Alcune idee le abbiamo, le metteremo in campo nei prossimi giorni. Mi sento un po' più sereno con l'approvazione del piano di riequilibrio perché si possono fare delle azioni che prima non si potevano fare, non dimentichiamoci che nei prossimi giorni dovrebbero arrivare 170 milioni di euro che comunque ci consentono anche di, di pagare imprese, perché questo poi è un circuito, quando l'economia va in crisi sono anche i condomini privati che non hanno più le risorse per fare determinati lavori, cioè il tema è molto delicato, va affrontato secondo me con la giusta eh, consapevolezza, serenità, eh, attenzione ma non panico, perché insomma io vedo anche io in queste ore un po' giustificato e un po' no. C'è troppo panico, quindi invito i cittadini a stare comunque tranquilli perché le istituzioni, ogni qualvolta diciamo, vengono chiamate, Comune, Vigili del Fuoco, Prefettura, agiscono e operano cerchiamo come dire nei prossimi giorni anche di, di continuare in questo lavoro nel miglior modo possibile nell'umanamente possibile qualche giorno fa il sindaco di salerno diceva che eh, attacchi all'amministrazione comunale di napoli erano ingiustificati anche perché spesso ci sono dettagli che arrivano da roma e eh, lanciava anche forse un appello a lei direttamente agli altri sindaci della campagna di tornare proprio a roma per uh, migliorare un po la situazione guardi. per chiedere più risorse possibile guardi noi lo voglio dire con uh... Veramente orgoglio, noi in tre anni abbiamo governato questa città in predissesto, senza soldi e non potevamo fare investimenti, investimenti di nessun tipo, abbiamo agito con competenza, correttezza, tenacia, coraggio e la Corte dei Conti Nazionale che ha ribaltato un verdetto di primo grado, ci ha ritenuto credibili, cioè Napoli ha dimostrato una prova di credibilità senza soldi, noi abbiamo, come dire dimostrato che abbiamo intrapreso definitivamente la strada del risanamento ma i cittadini napoletani sanno che significa se il 9 luglio la Corte dei Conti ci diceva che in dissesto cioè noi non potevamo più mettere in sicurezza l'illuminazione, i rifiuti, gli stipendi cioè questo è un lavoro durissimo e l'abbiamo fatto sotto bombardamento l'abbiamo fatto sotto attacco, l'abbiamo fatto in solitudine l'abbiamo fatto senza Salva Napoli, noi non abbiamo avuto il Salva Roma cioè non abbiamo avuto una legge speciale abbiamo fatto con i mezzi ordinari e questo è merito della città che ha creduto, noi siamo andati avanti anche quando ci bombardavano, ci massacravano. Ed è vero che i sindaci non possono stare col cerino in mano, ma noi lo diciamo da tempo, questi tagli poi alla fine tutti lo vogliono dal sindaco. Poi certo a Napoli c'è un'amplificazione tremenda in queste ore dove predomina ancora il lutto e noi non ci vogliamo far trascinare in questo eh, atteggiamento anche di disgusto che ho provato in alcune polemiche di questi giorni. Però è una tragedia, diciamo... Di, di proporzioni in mani come è stata anche a Firenze diciamo ha fatto unire la città tutta Napoli è unita però poi se certe volte se leggi alcuni commenti, ascolti alcune analisi insomma c'è un chilleraggio e una miseria che non fa onore a questa città che invece si sta rialzando sta cercando di mantenere la testa sul collo di affrontare un momento economico durissimo durissimo che non è che è finito però Col 9 luglio si svolta. Adesso, se noi manteniamo unità, forza, coraggio, orgoglio e come dire, la testa sul collo, noi potremmo mettere delle azioni in campo sempre maggiori anche in termini di sicurezza. Perché quando migliora la situazione economica, migliorano i soldi per mantenere le strade, per mantenere i parchi, per mantenere gli edifici pubblici, è normale. Ma se invece una situazione. Quindi, sicuramente Roma la sua parte la deve fare, non si può sfilare. Perché quando parliamo. Io mi ricordo mesi fa, un anno fa, un anno e mezzo fa, più volte ho detto, i dati della protezione civile nazionale dicono che il 70-80% delle scuole italiane, italiane, quindi dal nord al sud, non sono a norma. E chi è che deve affrontare questo tema? Certo non lo possono affrontare i sindaci, i sindaci sono quelli che stanno al cerino in mano. E quando succede una cosa, chi è il responsabile, politico, morale, giuridico, a seconda dei casi e delle cose? Il sindaco. Questo noi lo facciamo perché... Come dire, siamo in prima linea e chi sta in prima linea resiste e combatte. Però non è giusto, ecco, non è giusto. Mi sento di dire. Questo lo direi anche se fosse il sindaco il sindaco leghista, un sindaco di destra. Questo ci deve unire che in questi momenti bisogna. Anzi, secondo me. Pretendere giustizia, ma essere anche mano, dobbiamo stare, tenerci per mano, il sindaco con i cittadini e i cittadini con il sindaco. Cosa farà il Comune di Napoli per la manutenzione, in particolare? Cosa si può fare? Cosa si deve fare? Questo lo illustreremo con dettaglio nelle prossime ore, ci saranno una serie di iniziative che, con una delibera che approveremo in bilancio e che terrà conto dell'approvazione della Corte dei Conti il 9 luglio. Quindi, non è un'azione, prima ho fatto un esempio, ma sarà un'azione coordinata a tutto tondo amministrativa ed economica, no? La illustrerò nei prossimi il giorni. Il ritorno del progetto Sirena è un'idea? Nei o... prossimi giorni illustrerò in modo chiaro, sono parecchie azioni molto innovative. E domani parteciperai ai funerali del ragazzo? Domani va il gonfalone e la, sì. e la corona del comune di Napoli. Quindi non le persone io non partecipo. Ma perché io in questa vicenda ho assunto una posizione di un grande coinvolgimento umano e cittadino, la città ha partecipato con una commozione unica, i funerali si tengono a Marano, il ragazzo è di Marano, quindi il comune c'è col gonfalone, però non... ovviamente se fosse stata nella nostra città avrei partecipato, la ritengo di far vivere questo momento di dolore ai familiari, ai cittadini di Marano, con la presenza spirituale e simbolica forte del comune di Napoli, ma riteniamo in questo momento vadano rispettati i sentimenti della famiglia, cosa che in questi giorni tanti, alcuni, purtroppo non tantissimi, alcuni nella nostra città non hanno rispettato. Io mi dissocio fermamente da questi atteggiamenti. C'è stata anche polemica sulla questione della galleria chiusa dopo l'incidente, ecco. un commento su questo? Se su questo? magari mi fa un elenco dove non c'è eh, stata polemica, forse facciamo prima. C'è stata polemica su tutto mentre il ragazzo moriva e questa è la cosa veramente che mi ha colpito di più sul piano umano. Le gallerie si chiudono nel momento in cui si devono fare degli accertamenti. Se i vigili del fuoco che devono eseguire come tante altre strutture tecniche ordinanze messe al sindaco è normale nel momento in cui intervengono si deve mettere in sicurezza l'area. Io non sono un tecnico ma l'ho compreso anche io. L'impressione è quella di una città che si sgretola sia nel suo centro storico, nei suoi monumenti che nei palazzi privati? No, la città non si sgretola. La città è ben salda, ha retto anche a terremoti devastanti. Bisogna mettere in sicurezza il paese e mettere in sicurezza anche Napoli e da questo punto di vista è chiaro un appello a chi deve immettere risorse